Vado. Prego, prego. Ah, vabbè. Anche qui quattro gatti, eh? Perché di solito il punto di partenza era: ma voi siete matti, andare a spiegare l'economia alla gente, ma va, a chi vuoi che interessi, verranno quattro gatti. A Milano erano un po' di più, qui vedo anche qui un discreto gattile, per cui direi che mi fa molto, ma molto, ma molto piacere. Mi fa molto piacere e il mio piacere è simmetrico al dispiacere di tanta gente che invece probabilmente avrebbe goduto nel pensare che alla gente non interessava informarsi, avrebbe goduto pensare che potevano andare avanti a rifilargli tutte le loro balle clamorose. E purtroppo, vedete, non possono tirare troppo la corda, perché gente come me, che mai si sarebbe sognata, no, di pensare di andare a spiegare cose alla gente, spiegare l'economia di base, piuttosto che a fare ragionamenti politici, quando si arriva a un livello di guardia delle bugie che ascolta, allora a un certo punto scatta qualcosa e scatta una ribellione. E a un certo punto non so quanto gli convenga tirare così la corda, perché la ribellione poi dopo non si sa controllare, e io sono convinto che noi avremo modo di incanalare questa nostra ribellione dandogli una lezione clamorosa alle prossime elezioni, perché devono piantarla di pensare che siamo tutti fessi. Fino adesso gli è andata abbastanza bene, ma non credo che andranno avanti più di tanto. Comunque, anche perché tanto in ogni caso, come giustamente ha detto il segretario Salvini, l'euro è morto. Per cui non c'è nessuna possibilità che questo sistema, economicamente parlando, vada avanti a lungo. La caduta è così verticale e il sistema è così sbagliato che non c'è possibilità di mantenerlo. L'unico modo che possono avere per tirare avanti è, da una parte, sperare in un po' di ripresa economica mondiale, no? Che una volta c'è e l'altra volta non c'è, ma soprattutto contano sui vostri portafogli, vale a dire, pur di tenere in piedi una cosa che non sta in piedi, si cerca di puntellarla aspirando via i denari dove ci sono. Però anche questa cosa non funziona, come vi dimostrerò oggi in anteprima, perché a questi appuntamenti io cercherò, se possibile, di portare un qualcosa di nuovo ogni volta. A Milano avevamo iniziato raccontando la questione di base, vale a dire perché uno deve parlare della moneta. Ci sono tante cose che non vanno. E uno dice la corruzione, la spesa pubblica improduttiva, le auto blu e tutte queste, i rimborsi dei parlamentari, no? Tutte queste cose di cui ci riempiono le giornate. E beh, però insomma, attenzione, io sono convinto che se noi domani inceneriamo tutte le auto blu, no? Che pure ci possono anche stare antipatiche, voi non siete sicuramente riassunti da quello che vi ha licenziato. No, voi, la vostra pensione non aumenta, non ci sono occupazioni in più, non ci sarà un solo posto di lavoro in più, ci saranno un po' più di autisti a spasso. Ecco, aumenterà un po' la disoccupazione fra gli autisti, ma altrimenti niente. E lasciamo perdere poi dopo tutte le inutili minuzie di cui vi occupano. Allora uno dice: perché la moneta? L'ho spiegato a Milano, ve lo accenno velocemente, perché invece voglio andare avanti sul ragionamento e parlare di altre cose. Io cerco di, seguitemi, perché ovviamente devo per forza portare il discorso a un livello molto semplice, ma non perché pensi che sia difficile da far capire, semplicemente perché legittimamente a tanti di voi dell'economia di base può anche non fregare nulla, quindi va benissimo. Allora, il meccanismo del perché la moneta è fondamentale è uno solo. Immaginate il Piemonte e la Lombardia siano due stati indipendenti, ognuno con la propria moneta. Allora, il Piemonte ha il baiocco e la Lombardia ha lo scudo, e valgono uguali queste due monete. Con il baiocco piemontese ci compro una pesca, con lo scudo lombardo ci compro una pesca. 100 baiocchi, 100 pesche, 100 scudi, 100 pesche.
I due stati vanno d'amore e d'accordo, non c'è litigio fra di loro, non c'è rabbia, non c'è imposizione, non c'è sopraffazione, ognuno lavora in pace nella propria terra, si vogliono bene, ogni tanto qualche torinese va a Milano, qualche milanese viene a Torino e tutti tranquilli. A un certo punto, magicamente, arriva e artificialmente si fa rivalutare il Baiocco. A questo punto un Baiocco piemontese sale di valore artificialmente e con un Baiocco si comprano due scudi lombardi. Il piemontese all'inizio è contento, dice: caspita, sono ricco, ho rivalutato, ho una monetona forte, mica con quello scudetto lombardo di serie B. La nostra moneta ci ha finalmente riconosciuto il nostro ruolo di serie A. Bisogna avere una moneta forte, lo dice l'aggettivo stesso, una moneta forte porterà sicuramente dei grossi vantaggi. Dopo che si sta festeggiando questa simpatica idea, a un certo punto uno dice: con cosa festeggiamo? Ma guarda, andiamo a comprarci qualcosa. E però a un certo punto uno guarda e dice: ma senti, ma questa cosa qua che, non lo so, il vestito nuovo. Il vestito nuovo qui costa 20 baiocchi. Se io vado a comprarlo a Milano, con 20 baiocchi ne compro due di vestiti. Quindi si prende la macchinina, si va a Milano, si spendono 20 baiocchi o 10 baiocchi per comprarne uno e si compra il vestito e si è contentissimi perché dice: il mio potere d'acquisto è aumentato. Quel giorno lì il venditore di vestiti piemontese ha il negozio vuoto. E comincia forse a sospettare l'inchiappettata, però al momento anche lui può essere annebbiato e dice: ma io devo comprarmi un frigorifero. Allora dice: vabbè, senti, approfitto che ho il negozio oggi stranamente vuoto e vado a comprarmi il frigorifero che ho bisogno. Allora il frigorifero costa 100 baiocchi, oh, ma a Milano costa 50. Prende il suo furgoncino, va a Milano e per 50 baiocchi compra il frigorifero, felicissimo perché ha risparmiato notevolmente. Quel giorno lì la fabbrica di frigoriferi di Torino non produce e non riceve ordini. Dopo che tutti si sono entusiasmati ad andare a fare le vacanze sulla neve a Livigno invece che su Sestriere, sono andati a nuotare all'idroscalo piuttosto che andare andare sul Lago Maggiore e così via. Allora, a un certo punto, su tutte queste persone che erano convinte della meravigliosa bontà del loro potere d'acquisto, arriva la lettera. La lettera dice: caro mio, sei licenziato. E dice: ma perché? Non vendiamo nulla. Se vuoi, emigra e vai a lavorare a Milano. Se non vuoi, a casa. Ma nel di mezzo, che la gente comincia uno a uno, perché non è che vengono licenziati tutti assieme, iniziano a cadere come con un virus, come con un'epidemia, e si pensa sempre che sia un caso, si pensa sempre che capiterà solo a quell'altro. Poverino, è stato licenziato e tu non ti rendi conto che stanno scrivendo anche la tua. È la tattica della rana bollita. Ti fanno stare dentro nella pentola aumentando un grado alla volta. E tu non ti rendi conto che alla fine finisci lesso, perché non è improvviso, la disoccupazione è un male fetente, comincia piano e comincia piano proprio grazie alla resistenza di tanti imprenditori che pensano di aver disimparato a lavorare, vanno a vendere i loro prodotti, non li vendono e sono convinti che è colpa loro, sono convinti di aver sbagliato, sono convinti che c'è qualcosa che non va in loro e qualcuno ogni tanto, per la vergogna di non dover licenziare, di non dover mandare a casa la gente con cui ha diviso una vita di successi lavorativi, prende e si appende. E due righe in fondo al giornale.
un titolone così per Ruby, per le cose, per le mutande. Ma che cazzo! Ma è una roba incredibile! Ma sì. Quanti sono quelli che muoiono? E quanti sono quelli che, pur non morendo, hanno la vita rovinata dal punto di vista della felicità? Perché io sono convinto che il nostro Stato, l'Italia, ha sempre avuto una marea di difetti e le ha ancora. Però era un paese felice. Ci hanno rubato la serenità. La gente ha paura del domani, crede che sarà peggio. E sarà peggio, è vero! Sì! Finché noi non ce ne andiamo da questo sistema di morte, sarà peggio. Perché non è possibile pensare di ribaltare la differenza di competitività che la moneta dà con altri sistemi. Al piemontese, nell'esempio che vi ho appena fatto, che non riesce a vendere nulla, gli vanno a dire che è colpa della corruzione. Gli vanno a dire che ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità, gli vanno a dire che deve fare sacrifici, che ci vuole l'austerità, che l'ha detto l'Europa, che gli altri sono, che il milanese era virtuoso, che il milanese. Ma che cacchio stiamo dicendo? Semplicemente ci sono delle monete che hanno un valore artificialmente basso e artificialmente alto. Quella della Germania è artificialmente bassa, perché se domani la Germania uscisse dall'euro, il suo marco varrebbe molto di più e quindi tutto il listino prezzi dei suoi prodotti sarebbe più alto e venderebbero meno cose. Mentre invece, se noi uscissimo dall'euro, la nostra moneta avrebbe un valore più giusto per la nostra economia e noi cominceremmo a vendere le cose. E non è colpa di altre situazioni. Si può migliorare, certo, si deve. È stupido quello che pensa che noi, il giorno che usciremo dall'euro, perché qui ve la do la speranza, perché usciremo, perché non dura, è stupido pensare che si possa uscire dall'euro e guardare le stelle. Bisognerà lavorare dalla mattina alla sera, ma qui il lavoro non ha mai fatto paura a nessuno, anzi sarà la volta buona che magari rimpareremo dagli errori del passato, perché fino adesso non si è imparato. E qui vi do la novità: ho fatto un po' di lavoro d'archivio. L'euro non è che sia una novità assoluta, Prima del 92 avevano inventato una cosa che si chiamava SME. Vale a dire, dato che l'Italia è sempre stato il fesso da spennare, hanno sempre inventato degli strumenti per riuscire a fare questa cosa e ogni volta noi ci siamo caduti dentro con tutte le braccia. Per cui agli inizi, alla fine degli anni 80, man mano si avviò questo processo tale per cui l'Italia e le altre monete che componevano l'Europa avevano i tassi di cambio bloccati, no? Quindi non si poteva più né valutare né svalutare né rivalutare, tutti dovevano tenere lo stesso cambio, che è esattamente lo stesso principio dell'euro. Non appena questa cosa venne fatta, anche lì inizio di euforia, così come è successo nel nostro caso, perché fissare il cambio porta al debito facile. Il debito facile all'inizio ti droga, sei convinto di andare bene. Nei primi anni del 2000, caspita, sembrava che i soldi venissero fuori dagli alberi, no? E certo, ci stavamo indebitando, stavamo comprando le macchine col leasing, il mutuo della casa che non ci potevamo permettere e qualsiasi altra cosa, sembrava che tutti diventassero ricchi. Uguale nell'inizio degli anni 80. C'era stato il boom della borsa, no? E così via. A un certo punto cominciano a passare all'incasso, no? Cambio bloccato, tutto bene. Io qui adesso ho tutta una serie di articoli che ho preso tutti da Repubblica, proprio per evitare che uno dice ma poi mi porti quell'articolo della Padania, no? Così di questo tipo. No, li ho presi tutti da Repubblica, così dubito che i signori del PD avranno qualcosa da dire, no? Ecco, questo qui è un articolo del 13 giugno del 90, quindi stiamo parlando di 25 anni fa. Cambi bloccati, le cose cominciavano ad andare male,
arriva il ministro delle finanze, all'epoca tale Rino Formica, che dice: una manovra a tutto campo, a colpi di nuove tasse di riordino delle imposte esistenti, marcatura stretta a uomo sugli evasori fiscali. Il governo colpirà ovunque, si va dalla tassazione dei risparmi a quella dei pedaggi autostradali, le carte di credito, anche per l'IVA si prospettano parecchie modifiche, legate peraltro all'armonizzazione comunitaria. Non la chiamano mai inchiappettamento, la chiamano armonizzazione, la chiamano rimodulazione, no? Cose di questo tipo. Per cui, armonizzazione comunitaria dell'IVA, che era il 4%, che dice che sarà portata al 9% o al 19%, vabbè, poi dopo abbiamo visto che... E anche sul fronte degli immobili, questa, scusate, anche sul fronte degli immobili le novità sono parecchie. L'ICI, imposta comunale sugli immobili, assorbirà l'ILOR relativa ai fabbricati e terreni, mentre l'ISCOM, imposta sui servizi comunali, rileverà l'ICIAP. La rimanente ILOR dovrebbe trasformarsi in imposta erariale. Il catasto è a buon punto con la riforma. Entro un anno sarà in grado di fornire dati in tempo reale. Scritta ieri. Quindi questi erano già i grossi vantaggi, no, che stava cominciando a portare il cambio fisso, no, dove a quel punto lì fa apparire l'evasore. Vediamo un pochettino i risultati di queste tasse, no, di questa politica. Due anni dopo, vi risparmio il progressivo degrado totale che avvenne, no, ma arriviamo proprio agli ultimi giorni di Pompei. E qui siamo nel settembre 92. Tutti sanno che le riserve valutarie italiane si sono ridotte al lumicino. Da 180 mila miliardi di lire sono scese a 67, oggi sono al di sotto di 60, debiti netti delle banche verso l'estero aumentati da 144 a 192 e difficilmente, data la pessima fama ormai acquisita dall'Italia all'estero, potranno aumentare ancora di molto. La calura. L'impreparazione, l'emozione, il protagonismo hanno dato la stura a una serie di ipotesi monetarie quali via il marco dallo SME, via l'Italia dallo SME. Quasi che i guai della lira non fossero endogeni, colpa nostra. Per rifiutare la medicina amara si distrae l'opinione pubblica indirizzandola contro i sergenti di ferro della Bundesbank. Buoni loro, poverini, così bravi, che hanno così interesse nel farci crescere, no? Si grida contro gli evasori fiscali, lacrime e sangue per nuove imposte locali e centrali. Il governo deve dimostrare il coraggio dell'impopolarità, facendo cadere brutalmente la scure sulle spese pubbliche eccessive che alimentano il parassitismo, in particolare sul sistema pensionistico e sul sistema sanitario, sempre lì senza alcun riguardo per i diritti acquisiti. Per troppo tempo abbiamo consumato più di quanto abbiamo prodotto. Se va male pagheremo la baldoria non solo con le stangate fiscali ma con la recessione e la disoccupazione. L'eventuale riallineamento dello SME, paura, cioè non bisogna mai nemmeno pensarci, scatenerà l'inflazione ma non la ricostruzione della redditività se non dopo anni di buona condotta. Bene, anche qui questo è quello che succederà fra un po'. Quando noi adesso siamo nella fase dell'ICIAP, dell'IROR, della TASI, no? E così questo tipo. Quando le cose continueranno ad andare sempre peggio, cominceremo a arrivare con questi toni ultimativi. Ed ecco che pochi giorni dopo si sta cominciando ad arrivare al dunque. E abbiamo qui qualcuno che voi conoscete, un certo Agnelli. 9992. Agnelli e Abete, due settimane di tempo per evitare il disastro. Due settimane di tempo, non un giorno di più. Poi, in assenza di un intervento urgente di tagli alla spesa e privatizzazioni, notare, non è mai la moneta. Bisogna sempre fare i tagli di spesa, bisogna prendere le pensioni, bisogna tassare i risparmi. Non è mai la moneta, no. Bisogna fare altre cose. Cosa ci chiedono di fare? Senza le tagli alla spesa e le privatizzazioni, che così comprano loro, la crisi si avviterà. Gli altri tassi di interesse strozzeranno l'economia, all'epoca non c'era lo spread, c'erano i tassi alti, no?
costringendo molti industriali a chiudere bottega. E che non si uniscano al partito della svalutazione, pronti politici a sparargli contro, a rinfacciargli quel vizietto che tante volte aveva fatto capolino in passato. Il segnale è chiaro e univoco e viene da tutto il fronte imprenditoriale, Agnelli, Romiti, Orlando, Mazzotto, così via. Tutto il fronte imprenditoriale mai così compatto nell'indicare al governo la via da seguire, avverte Gianni Agnelli. Se non si utilizzerà il periodo di non svalutazione della lira, che speriamo sia lungo, per fare qualcosa, sarà un disastro. Questa è la frase che normalmente mi sento dire da tutti quando vado in televisione. Ma ci sono dei fatti? No, se usciamo sarà un disastro. Senza spiegare perché, cosa, è un disastro, punto. Tagliando e contenendo la spesa pubblica, anche a costo di gelare i consumi familiari. Quello che stanno facendo adesso, cioè... Bisogna pagare un sistema sbagliato gelando i consumi familiari, affamando la gente, perché così si tira avanti ancora un po' di più. Privatizzando subito 2 o 3 aziende pubbliche, ripeto, sottinteso, così la compro io. Mi chiedo se sia giusto che le pensioni vengano adeguate, dice Abete. Certo, a lui se ne frega. Ce l'avete voi la pensione da adeguare, mica lui. Che il governo non faccia aste pubbliche per vendere subito qualche azienda pubblica, come mai? E arriva poi un altro che conosciamo, l'economista Mario Monti. Lancia un'idea. Abbiamo riserve auree importanti, impegniamone una parte, diamole in garanzia. E vendiamoci l'oro, metteteci voi una parte del corpo a cui tenete. Allora... Ma solo vendere l'oro, cosa che se noi andiamo a vedere la porcheria che hanno fatto in questo momento con quel decreto sulla Banca d'Italia, secondo me ci siamo molto vicini, però ovviamente vuoi che Monti non desse la sua ricetta, può essere necessario intervenire con nuove entrate, per esempio con una sovraimposta IRPEF da applicare subito. Allora, e dice, ma la deindustrializzazione del nostro paese è già in corso, di che si tratta? Semplice, questo invece commento finale dell'articolista, mentre accelerano le importazioni di merci a basso costo, non ci si sposta su produzioni a più alto valore tecnologico per esportarle, e così si diventa sempre più dipendenti dall'estero, e sbaglia chi crede di risolvere il problema con la svalutazione che riduce la credibilità dell'autorità e produce un rialzo dei tassi. Scritto ieri, questo era il 9/9/92, una settimana dopo, anzi 4 giorni dopo questo articolo, il 13/9/92, la lira è costretta dalla speculazione americana, che giustamente loro quando vedono delle cose che non vanno non ci mettono né uno né due a dargli la spallatina finale, la speculazione americana finalmente fece uscire la lira dal sistema monetario. E la lira svalutò improvvisamente del 20%, realizzando quindi tutti questi incubi, no, di questi signori. E questo disastro quindi avvenne. Ma avvenne davvero? 12 gennaio, 4 mesi dopo, Italia bentornata sull'euromercato. L'Italia torna sull'euromercato dopo ben 21 mesi d'assenza e lancia un prestito obbligazionario. La fiducia sembra essere tornata, consentendo al governo italiano di battere cassa. Condizioni finali dell'emissione verranno decise dal direttore generale del Tesoro, Mario Draghi, che quindi non è che non le sa queste cose, eh? Il tasso nominale sarà di un livello superiore di poco di più di 0,5 punto al rendimento offerto dal Bund tedesco. 50 punti di spread. 4 mesi dopo il disastro, Il ministro dice le condizioni sono nettamente migliorate grazie all'avvento di nuove parità del cambio. Oh boh! Andiamo avanti di pochi giorni. Sempre gennaio 93. Riassorbite in un mese tutte le perdite del 92. Euforia in piazza Affari. Sono stati ancora una volta gli stranieri a battere sul tempo i nostri sfiduciati investitori e inaugurare il 93 nel segno focoso del toro.
Pochi dati parlano da soli. Con un crescendo di affari furibondo, la borsa ha conseguito un rialzo del 4,75. Non basta, nel mese borsistico di gennaio, si è concluso venerdì, il progresso è stato del 18%, nel giro di neanche 4 settimane si è più che riassorbita la perdita dell'intero 92. Come è potuto avvenire un simile miracolo? Presto detto, la svalutazione della lira si va assestando sul 20% rispetto al marco, sul 25% rispetto al dollaro. Questi elementi hanno risvegliato l'interesse degli investitori istituzionali. Però uno dice, magari è la borsa. Questo man mano che andiamo avanti con i giorni, ma siamo sempre all'inizio del 93, quindi non è che uno dice chissà che cos'è passato. Con il supermarco i piccoli sorridono. L'ordine, eh beh certo, perché se la lira si svaluta il marco si rivaluta, no? Cioè la svalutazione e la rivalutazione sono due facce della stessa medaglia, quindi il marco rivalutandosi rende meno convenienti i prodotti tedeschi. E cosa succede? L'ordine è partito dai vertici del gruppo Volkswagen Audi. Da qualche settimana il colosso tedesco dell'auto ha puntato sul mercato italiano per rifornirsi di componenti. Quei 20 e più punti persi dalla lira nei confronti del marco sono un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Meglio comprare nel bel paese se si vogliono contenere i costi e non far schizzare alle stelle i listini delle Golf e delle Polo. Il supermarco, insomma, finisce per regalare una boccata d'ossigeno alla piccola industria meccanica. Un regalo anche per i subfornitori, fino a ieri messi fuori gioco dagli stranieri a causa delle ragioni di cambio. Gli uomini dell'ufficio della casa di Wolfsburg, racconta Marco Bonometti, a capo delle officine meccaniche rezzanesi, stanno battendo la Lombardia e il Piemonte alla ricerca di fornitori. Dopo la svalutazione, dice Angelo Valcamonico, 8 dipendenti a meccanica conto terzi, i tedeschi hanno comprato le macchine dei nostri clienti svuotando i magazzini. E i tedeschi, quelli che sono virtuosi, quelli che fanno i compiti a casa, quelli che va tutto bene, quelli che loro sì che capiscono tutto, che hanno i politici più bravi, che non hanno la corruzione, anche se il più grande caso di corruzione internazionale del mondo è stato della Siemens, ma pazienza, a noi fa piacere darcela sui cosiddetti a dire che siamo solo noi corrotti e siamo solo noi cattivi. Ma qui il tempo, la linea del tempo va avanti, adesso stiamo andando verso l'estate del 93. La forza del marco frena i conti del gruppo Bayer. La diminuzione del fatturato è stata influenzata in misura determinante dalla svalutazione di sterlina, lira e peseta. Però poi dopo le Mercedes, però almeno le macchine le hanno sempre fatte belle, perché a un certo punto la qualità è importante. Noi facciamo delle schifezze, loro fanno delle roba di alta qualità. Mercedes tampona al muro della recessione. Ci siamo sbagliati, avevamo previsto ben altro, il 93 sarà peggio, siamo in mezzo a una profonda recessione, se ci lasceremo prendere dal panico rischiamo di distruggere e perdere per sempre conquiste decisive per il futuro, sarebbe messa in dubbio la sopravvivenza dell'azienda Germania. Il presidente della Daimler-Benz ha lanciato ieri questo spietato avvertimento alla conferenza stampa annuale del gruppo. Nel 94 saranno tagliati 15.000 posti di lavoro, fosche le prospettive della Mercedes Italia, come ha detto il suo leader Joachim Prange, il 93 sarà un anno difficile, la svalutazione della lira porrà seri problemi alle case straniere. Passa un anno, arriva lui, sempre lui, Marietto Monti. La svalutazione ci ha fatto bene. Ma brutto somaro! Ma prima mi dicevi che se per caso appena appena noi fossimo usciti ci sarebbero state le cavallette, saremmo usciti dall'Eurosme, no? Ci sarebbero state le cavallette, il disastro, le carriole. Ma porca di quella giudaccia, ma è possibile che poi dopo arrivi bello con quella faccia di ghisa e dopo un anno dici che la svalutazione ci ha fatto bene? Il 13 settembre, professore, il 13 settembre 92, quando Amato annunciò la svalutazione in TV, sembrava un fatto essenzialmente italiano, mentre in effetti è stata di portata più generale. Potremmo dire, non siamo stati gli unici a saltare, ma anzi siamo stati i primi a vedere la strada da seguire. Ma guardate che inflazione bassa, l'inflazione non c'è.
È vergognoso, perché io posso capire uno che non le sapesse queste cose, che era di... ma questi sono stati i protagonisti di quel periodo. Quindi significa che ogni cosa che fanno è scientemente valutata, così come quando voi vi rasate alla mattina, sapete che cavolo state facendo. Il primo che vede il rasoio, può anche essere che gli scappi il rasoio, no? E che si tagli, ma se voi ogni mattina vi fate la barba, non si può dire che non sapevate che il rasoio tagliava. Quindi è gente colpevole, è gente che scientemente vi ha disoccupato, è gente che scientemente vi sta affamando. Non posso più tollerarlo. Io me ne stavo a casa mia, ero ormai ritirato dal business, stavo con i miei figli, ma una volta che mi sono reso conto dove ci si stava ficcando, basta, non ho più potuto dire sto lì e lascio perdere, perché a un certo punto la responsabilità di chi sta a casa è meno sfortunato di me, perché io ormai la mia carriera l'ho fatta, ma chi invece sta a casa e si angoscia perché gli arriva la lettera non può più essere tollerata, sapendo che in realtà è una questione totalmente gestibile, totalmente studiata a tavolino. E tutto questo sistema ha un unico scopo: farvi pagare, perché la Germania, quello che si continua a dire, l'ho scritto anche oggi nell'editoriale che ho scritto sul giornale, non è tollerabile che uno, che il nostro premier, la prima cosa che faccia è andare a chiedere l'approvazione della Germania. Ma vengono qua loro a chiedere di fare qualcosa. Noi non dobbiamo preoccuparci quando la Germania approva i nostri conti, anzi, e quello è il problema, cioè se la Germania approva i nostri conti è perché stiamo eseguendo da bravi il compitino. Noi dovremmo cominciare a essere contenti quando quelli diranno: ma che cacchio state facendo, fermi, perché i nostri interessi sono contrari ai loro. Io non è che ho niente contro i tedeschi fanno totalmente il loro mestiere, infatti io vorrei avere al governo dei politici come Matteo Salvini che farebbero gli interessi nostri, invece abbiamo costantemente delle persone che fanno gli interessi degli altri, quindi io non ce l'ho con la Germania, ce l'ho contro chi dovrebbe essere nostro rappresentante e invece chiude gli occhi, perché io ho parlato con tutti, Cioè, non pensate che io mi sono svegliato la mattina e ho chiamato Salvini. Io non chiamavo nessuno, chiamavano loro. E dall'altra, a tutti quelli curiosi che sono andati, che hanno voluto sapere o chiedere che cavolo stavo dicendo io con questa cosa qua strana dell'euro, alla fine tutti hanno detto: vabbè, interessante, però spallucce, perché no, beh, però sai, l'euro qua è una cosa divisiva, perdo voti. Se io dico che bisogna uscire dall'euro, perdo voti, mi sparano addosso. Ma uno ne ho trovato che invece ha detto: ma caspita Borghi, ma quanto hai ragione, questa battaglia la si combatte e chi se ne frega dei voti. Ed è quel signore che sta lì, sufficientemente pazzo sarà, non so se definirlo pazzo oppure se definirlo l'unico onesto, non saprei dire, però fatto sta che è un onesto e a un certo punto non ha fatto i conti dei voti, non ha fatto i conti di quello che potrebbe essere dei media che si spara, e guarda caso però cominciando a dire la verità, poi dopo la verità ha gambe lunghe, perché quando poi si va in televisione a dibattere hanno finito loro di pensare che ci sia i tempi in cui la gente si beve tutto. La gente ormai capisce subito quando gli stanno dicendo una cacchiata oppure quando gli stanno dicendo la verità. Per cui io sono convinto che noi, dalla morsa che sta puntando a distruggere la nostra produttività e sta puntando a portarci via tutti i nostri soldi per rimediare ai guasti altrui, perché scusate, non pensiate che non sia così, quando adesso io non lo so, qua qualcuno in città qua ha pagato la mini IMU, non so se qua in Torino andava, c'era la mini IMU, perfetto, allora
Quello secondo me è stato un momento di umiliazione di un popolo, ma neanche le forche caudine, perché prendere della gente e dirgli due giorni prima quanto doveva pagare con un calcolo astruso, sotto la pioggia, a far le code per dover pagare, ma veramente, ma noi siamo il popolo migliore del mondo, altro che i corrotti, ma se dall'altra parte gli avessero fatto queste cose, lo avrebbero inseguito con i bastoni. E mentre non si trovavano i 150 milioni di euro per evitare questa umiliazione, perché è stata un'umiliazione, si pagavano 50 miliardi per salvare le banche spagnole, la quota italiana è 8 miliardi. Ve l'hanno detto? Ve l'hanno chiesto? Ve hanno chiesto se vi andava di salvare le banche spagnole? No che non ve l'hanno detto. E quando il ministro Saccomanni, una volta, perché dopo quando mollano la cadrega, poi dopo iniziano a dire la verità, no? Allora, mollano la poltrona, iniziano a dire la verità, c'è stata l'intervista la settimana scorsa sul Corriere della Sera, che io quando l'ho visto mi sarebbe venuto voglia di spaccare qualcosa, e sì che sono una persona più tranquilla e pacifica e serena di questo mondo. Saccomanni dice, beh, forse non abbiamo fatto quello che si poteva, però sa, abbiamo dovuto pagare 50 miliardi ai fondi salva stati, 40 per le banche spagnole. Ma benedetto signore, ma hai mai chiesto a qualcuno, hai mai detto a qualcuno che venivano fatte queste cose? Hai mai detto che queste incredibili cifre nostre pagate poi dopo con debito pubblico che ci rimane da ripagare con tasse, poi dopo venivano pagate per che cosa? Per andare a ripianare i crediti dei tedeschi, perché noi con le banche spagnole proprio non ci avevamo nulla a che vedere, eh? Invece, quindi, non fanno il vostro interesse, stanno appositamente costringendovi in un sistema economico che è sbagliato, perché sanno che noi abbiamo sempre fatto un culo così a tutti dal punto di vista industriale, specialmente il Nord Italia, e quindi ci hanno disattivato, ancora non del tutto, e ci sono degli eroi che sono degli imprenditori che pur rimanendo con una moneta sbagliata del 20% riescono a tenere ancora aperto, stringendo la cinghia e mettendoci magari dell'oro pur di riuscire a non chiudere delle aziende che magari hanno centinaia di anni, mentre invece la Confindustria, che ha già delocalizzato, ha già cominciato a produrre in Serbia, ha già cominciato a produrre in Polonia, non gliene frega niente perché ragionano come importatori ormai. Mentre invece i piccoli che non hanno tempo di andare poi dopo nelle assemblee di Confindustria e così questo tipo sono lì a dannarsi per come fare, per vedere se chiudere o non chiudere. Costringono il nostro sistema industriale produttivo a finire a zero e intanto cercano di rasarvi i risparmi e la casa. Questo è il vostro obiettivo, vi va di tenerlo? A me non credo che sia nel nostro interesse, quindi mi raccomando, ditelo a tutti, perché qui deve essere una battaglia di liberazione.